oggi vi faccio una ricetta alla quale sono molto affezionata, ma non solo perché ci sono affezionata, ma perché è proprio buona. Quindi andando incontro all'estate, per non cadere sempre nelle solite banali insalate, io vi propongo oggi un'escesciada di baccalà. Al quale vi dicevo sono affezionata perché l'ho scoperto a Barcellona in vacanza con la mia migliore amica Lia e ci siamo sedute per mangiare qualcosa, avevo fatto una piccola ricerca nel web e l'escesciada è un piatto che assolutamente bisogna mangiare quando si va a Barcellona. Diciamo che mi è piaciuto anche perché, come sapete, a me piacciono le cose semplici, quindi quando ci sono pochi ingredienti per me un piatto è sempre vincente. L'ingrediente principale è il baccalà. E poi ci sono tante varianti, essendo un'insalata fresca potete vedere anche dagli altri ingredienti che vengono aggiunti ingredienti freschi, i pomodori, il lime, se gradite un po' di peperoncino, aromatizzati con l'origano, e un altro ingrediente che ci va sono le cipolle. Come in ogni piatto dove vanno le cipolle crude la gente storce un pochino il naso, io da quando le sostituisco con le mie cipolle in agrodolce, che sono qua, ho risolto tutti questi problemi. La stessa cosa la faccio ad esempio con la panzanella, ci andrebbe la cipolla cruda e quindi a me non piacerebbe, ma anche a tanti di voi. Con le cipolle in agrodolce il problema viene superato e danno proprio un valore aggiunto. A proposito di cipolle in agrodolce, me le chiedete sempre in tantissimi la ricetta e questo mi fa molto piacere. Ad alcuni riesco a rispondere, ad altri no. Trovate non solo la ricetta ma il video passo passo sui miei canali social, su YouTube e su Facebook. E quando inizierete a farle non smetterete più. Io ripeto, ma anche tanti di voi lo fanno, le regalano anche a Natale. Come regalino, le cipolle in agrodolce fatte da me. Torniamo alla ricetta. Il baccalà, che è l'ingrediente principale, mi raccomando, come ho detto prima, adoro i piatti con pochi ingredienti, ma la cosa che non deve mai mancare, soprattutto quando sono pochi, è la qualità. Non prendete ingredienti scadenti perché si avverte, si sente. Allora, prendo un baccalà già dissalato, perché sennò ci avrei messo troppi giorni a dissalarlo, e quindi io lo prendo già dissalato. In questo caso lo pulisco io, però potete chiedere al vostro pescivendolo di togliere la pelle e la lisca. Allora, ho messo un canovaccio sotto al tagliere per evitare di farlo scivolare e quindi di tagliarmi. Un'altra cosa, ricordatevi che i coltelli che tagliano sono quelli non affilati. Sembra un paradosso, ma in realtà è così, perché quando un coltello è affilato è sufficiente una lieve pressione e lui fa il suo lavoro. Quando un coltello non è affilato, la vostra forza per riuscire a tagliare poi dopo crea dei disastri e vi tagliate, quindi tenete sempre i coltelli affilati. Allora, eccolo qua. Adesso, seguendo l'anatomia del baccalà, andiamo a togliere le lische e la pelle. Sapete che io adoro non buttare via niente e quindi la pelle, se volete, potete essiccarla e poi friggerla. Viene una sorta di patatina fritta. Nel video del baccalà mantecato faccio vedere come, conservando la pelle, essiccandola e friggendola, si ottengono delle chips di pelle di baccalà. Non preoccupatevi se ricavate dei pezzetti piccolini, perché tanto adesso lo dovremo tagliare a cubetti o a striscioline, come vi piace di più. Ok, aiutatevi con le mani per sentire se avete tolto tutte le spine. Ok, adesso che abbiamo il nostro baccalà, dobbiamo ridurlo a piccoli pezzetti, quindi possiamo fare degli straccetti seguendo un po' come si straccia da sola la carne del baccalà, oppure tagliarlo a striscioline, oppure tagliarlo a cubetti. Ne assaggio un pochino intanto che ci sono, perché di solito questa ricetta non va salata. Se invece il baccalà è stato molto o troppo dissalato, in questo caso metterò alla fine un pochino di sale. È buonissimo, però alla fine un po' di sale lo metterò, anche perché tutti gli altri ingredienti che metterò non sono salati, quindi ci vorrà un po' di sale. Perfetto, ho finito. Come vi dicevo, ho preferito, piuttosto che tagliarlo o farla strisciolire, seguire le fibre naturali del baccalà. In questo caso sarà anche molto più gradevole da mangiare. Allora, adesso lo ripongo in una casseruola e adesso do libero sfogo alla mia fantasia, perché io non voglio riproporvi un'escesciada come la fanno in Spagna, voglio farla come piace a me, secondo il mio gusto. E quindi, proprio per questo motivo, ad esempio ho rimosso i peperoni, a me risultano un po' indigesti e quindi non voglio metterli solo per rispettare una tradizione, perché tanto alla fine poi lo devo mangiare io e i miei invitati. Vado a lavarmi le mani e procedo con gli altri ingredienti.
Allora, gli ingredienti che ho scelto per arricchire questa schesciata sono i pomodorini, le olive nere, un po' di peperoncino perché presumo che non la debbano mangiare i bambini, lime perché quando si parla di freschezza il lime ci vuole sempre e origano perché un tocco di italianità ci vuole sempre. E per me quando c'è il pomodoro l'origano c'è quasi in automatico. L'aceto perché mi piace tantissimo conferire acidità ai miei piatti e direi che sono fin troppi questi ingredienti. Una cosa che dobbiamo pensare quando facciamo queste insalate è che dovendo rimanere lì a macerare rischierebbero di ammollare molta acqua, che è una cosa un po' sgradevole da vedere, e quindi dobbiamo cercare di rimuovere più acqua possibile dagli ingredienti. Il baccalà era stato già bello dopo essere stato ammollato, era stato strizzato, mentre per quanto riguarda i pomodorini, non so se lo sapete ma ve lo dico, quasi tutta l'acqua sta nei semi e quindi quando noi li prepariamo possiamo benissimo metterli così, quello che vi dico è proprio una chicca in più. Rimuoviamo i semi, anche qui non buttiamoli via, vedete, ricaviamo questi petali. Non buttiamo via i semini perché a parte essere molto buoni possiamo benissimo ricavarci un'acqua di pomodoro per fare ad esempio la panzanella. Ecco, per confermare quanto detto, guardate quanta acqua rimane dove ci sono i semi, mentre dove rimetto solo i petali è tutto asciutto. Io continuo a tagliare i pomodorini, a tagliare le olive e poi ci vediamo fra un po'. Bene, io direi che possiamo passare al condimento. Allora, scorza di lime, non metto il succo perché l'acidità mi piace darla con l'aceto. Se poi avete un aceto fatto in casa è ancora meglio, che è il mio preferito. Ok, un po' di origano, come ho detto un po' di aceto. Il sale non lo metto perché preferisco mettere alla fine un sale in fiocchi. Aggiungiamo i pomodori, le olive, le cipolle in agrodolce. Queste proprio come se non ci fosse un domani, cioè guardate i colori. Per non parlare del profumo, secondo me manca solo l'olio. E anche questo, siamo in Italia, quindi vinciamo a mani basse. Mescoliamo il tutto. Guardate che meraviglia. Allora, le schesciate di baccalà è meglio se sta a macerare, se vogliamo usare questo termine, per circa mezz'oretta almeno. Quindi se avete ospiti alla sera e volete servirla come aperitivo, potete benissimo farla nel pomeriggio e poi lasciarla riposare in frigorifero con pellicola a contatto. Bellissima. Perfetto, a questo punto dobbiamo solo impiattarla. Potremmo benissimo fare con un coppa pasta delle piccole monoporzioni, però quando con me si parla di estate, di insalata, di freschezza, a me vengono sempre in mente le feste con tantissimi amici e quindi io preferisco servirla in un bel piatto dove tutti possono andare ad attingere questa insalata. Un'altra cosa che si può mettere è qualche fogliolina di menta. Potete metterla sia all'interno, tagliata finemente, oppure anche solo sopra per rilasciare un po' di profumi e ovviamente di colore. Poniamo le olive in un modo un pochino più graziato. E questa insalata, che è il ricordo della mia vacanza con la mia amica Lia a Barcellona, è pronta. Fatela perché non ve ne pentirete. Ciao a tutti!